Ed eccoci qui di nuovo, tornati nel Dreamlight Valley su PC. No, io di solito gioco su PlayStation, si vede meglio. Cioè, no, è fatto meglio come grafica, almeno questo PC qui, a livello grafico, mi lascia leggermente insoddisfatta, ma proprio leggermente, molto leggermente. Allora, anche su Switch, vederla su TV non è il massimo. E quindi c'è l'unica decente con una bella grafica. Chi è che mi manda gli SMS? Ma perché mi spammano? Sì, abbiamo. Sì, vabbè, ero andata sotto coi pagamenti del cellulare, della ricarica. Che palle, però. Sta cosa di dover ricaricare sempre il telefono. No, tanto sto a guardare Twitch. Allora, andiamo nel castello dei sogni. Io intanto sono live di qua. Bellissimo. E intanto sto guardando. Come mi guardo da live, forse, non so. Ecco, sì, magari togli l'audio. Ah, è già tolto, bene. E intanto sto guardando Cyberpunk, le live per i vari drop. Allora, dai, andiamo in questo castello dei sogni. Non c'ho più un centesimo io. Veramente poco. 5, perché fa così tutte le volte? 2000, eh sì, ho comprato una colonna da 3000. Mi ero messa a parroccia, poi mi sono rotta le scatole. Giù. Sì, sto facendo il giacimento in giardino. Allora, dove è andato? Sempre là che aspetta, povero uomo. Allora, andiamo da Merlina e sblocchiamo questo castello dei sogni. Mamma, ma la vedo male. Ottimista io sempre. Beh, sei un po' in ritardo, lo sai. Eh sì, un po'. Castello dei sogni. Andiamo a aprire le spine della notte all'ingresso del castello. Benissimo. Oh, ma non c'è tempo da perdere. Ok, vai subito al castello e rimuovi quelle spine della notte. Nemmeno io avrei saputo fare di meglio. Esamina. Ecco qua. Per 2000. Poi non so cosa mi resta, eh. Cioè, onestamente. Bene, Andiamo. andiamoci ora. Entra nel castello dei sogni. Entriamo nel castello dei sogni. Non so cosa ne uscirà perché. Bellissimo, eh? Spettacolare. E qui ci sono le varie porte. C'è anche già quella della Bella e la Bestia là in cima. Non c'è cosa. Ma chi? Ah, non c'è. Quando la nostra sovrana se n'è andata, adesso sono tornata femmina, bene. L'oblio ha invaso la valle, alcuni di noi ci sono rimasti, invece altri sono tornati al loro regno d'origine, insomma. Dietro ogni porta avremo un regno diverso. Non vedo l'ora di incontrare nuovi amici. Non vedo l'ora di incontrare nuovi amici. Ne troverei tanti dietro queste porte. Eh sì, tanti. Adesso che. No, aggiornano moltissimo, devo dire che aggiungono sempre nuovi contenuti. Cioè, mi sono trovata la Bella e la Bestia al ritorno dalle vacanze. E durante le vacanze le giga per aggiornare, no, non so quanto era, per aggiornare per la cinna di Ralph Spaccatutto, la odio, praticamente la odio a morte. Ok, allora, dobbiamo avere ovviamente, mi resta abbastanza per scegliere un regno. Ovviamente. Ah, qui me li fai scegliere così. Ok, no. Ovviamente non ne ho abbastanza per la Bella Bestia perché ce ne vuole un botto. Pianeta desolato con un robot timido, un ristorante con un fantastico piccolo chef, l'oceano con un seno di Dio. Io inizio sempre da Ratatouille. Niente Voglio male, vedere come pago poi a costruirgli il negozio, a costruirgli la casa. Voglio vedere. Una volta oltrepassata quella porta, arriverai a un altro regno. Ok, allora andiamo a vedere. Come stare mi? Come se la passa? Allora, poi una volta che ci siete entrati, avete i vari regni. Cioè, non si vede tutto. Allora, qui, là in su c'è Frozen. No, vedi che c'è qua. È qua quella della Bella e la Bestia. E ci vuole un botto di Dreamlight. 12.005 per la Bella e la Bestia. Anche per gli altri non lo so, dai, facciamoci un giro e guardiamo.
Questo è Toy Story 7000, Frozen 4000, questo credo sia Re Leone 10000, e se salgono alla fine ne farete un botto, un pianino. Questo qua è Wall-E, Oceania, e oh grazie, apri. Ah, poi qua dietro c'è anche un coso. Ah sì, magari non ci fanno andare subito, però sta a prendere la cassa, perché ci sono alcuni forzieri che hanno poco spazio, ma è sempre meglio di niente. Oh, che carina la maglietta. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Allora, qua vi daranno poi la missione attraverso un ricordo. Quindi per ora possiamo fare solo questo. Dovrebbero essercene altri. Brava. Oh, guarda, ho trovato un tasto su come aprire il coso. Ok, basta. Cosa ci hai dato? Le scarpe. Bellissime queste scarpe, non le metterò mai. Magari ce ne sono altri in giro per il castello, non lo so, ma noi andiamo da Ratatouille, andiamo da Remy. No. Madonna, come si vede male qua. PlayStation 5 Forever. Allora, qua ci potete tornare comodo perché avrete degli alimenti, delle cose. Degli oggetti, delle cipolle, latte, uova qua. Potete entrare, potete usare solo questi quando siete qua. Quelli che vi portate, vedete che... Beh, adesso c'ho ancora l'inventario. Però quelli che terrete in inventario, secondo me, non siano... E qui no, mischiandoli potete iniziare a scoprire nuove ricette a gratis. Giusto per dire così. Ciao Remy. Aspetta, non siamo in linea, Remy. Ehi, sei tu! Cioè, è un maniaco sessuale. Sì, ma non lo reggo quando lo fa. Umana che non conosco, simpatico. Mi chiamo Remy. Mi sembra che tu mi stia ascoltando. Aspetta, mi capisci? Certo che ti capisco. Di solito non si vedono in cucina. Sono la tua grande ammiratrice, assolutamente. Ah. Adoro la tatuia. Hai voglia. Benissimo, mi dispiace interrompere la chiacchierata, ma devo darmi da fare. Cosa devi fare? La sala si sta riempiendo, ecco, ovviamente ci tocca lavorare, ci tocca sgobbare un po'. Ok, arriverà sempre quel critico, quello là della Ratatouille, ok. Sarà un disastro. Ah, i critici sono i peggiori. Ma solo il suo lavoro, posso aiutarti, dai. Sì. Parliamo male. Senti, sì. Sembra un maniaco sessuale, Ah, ma hai lavorato in cucina? Non so nemmeno. Sì. Più o meno siamo a quei livelli. E ti insegnerò le bade. Un topo che mi insegna a cucinare. Cioè, solo giusto a me. Ora ho solo bisogno che la. Ovviamente. Ma hai sentito parlare di lavastoviglie, dai, cioè, non laverò. Allora, intanto aspetta, riesco ad aprirla questa perché ogni tanto mi se non la faceva aprire, mi toccava uscire e entrare, casino. Meno va qua, dai. Uscire e rientrare dal mondo non è divertente. Pantaloni neri, belli. Allora, dobbiamo lavare i piatti. Voi direte, si lavano nel lavandino, col cavolo, si lavano con l'innaffiatoio. La missione, Remy, la missione, non la vedo. Vediamo un po' missioni. Perché non la segui in automatico? Ok, usiamo l'innaffiatoio per lavare i piatti. Quindi andiamo a cercare i piatti, eccoli qua. Si selezionano da soli. Tac, e come per magia laviamo i piatti con un innaffiatoio. Che bello, Che cosa intelligente. Si avvicina, diventa selezionabile e si lavano. I terzi dove erano qua? No, non siete voi. Piatti, è scomodissimo muoversi qua dentro. Remy, dov'è l'altro coso del cumulo di macerie, di piatti, di quel che è? Anche qui tutto sbrilluccica. E poi dopo è scomodo muoversi. Pedino più grande, no? Dov'è? Oh, ecco, adesso un'ora per trovare i piatti. Questi li ho già lavati. Ah, eccoli qua.
Ok, torniamo da Remy. Bonjour. Bonjour. Grazie, prego. Oh. Ah beh, sì. Non ci avevo mai pensato prima. Non amo cucinare, ma adoro mangiare. Cucina un arte. Sì. Sì, dice solo questo quando andate a comprargli la roba nel suo, ristorante. Sì, sì. Oh. È come comporre una canzone. Ok, proprio uguale. Iniziamo. Vai. Uno con la frutta, sì. Ok. Troverai gli ingredienti necessari in cucina, ma qui mi perderò. Spero di vederti presto. Dimmi cosa devo fare. Allora, trova il pesce nella cucina di Remy e preparaci un piatto. Pesce. Allora, sono su sti scaffali che sono uno, due, tre, mi pare. Forse ce n'è un quarto? Sì, no, è qua il pesce. Trovate l'idea. Una. Vai per la raccolta. E lo cuciniamo. Non qua, tanto poi ci gira lui. Lui ci ha detto così. E quindi inizia a cucinare, com'era? No, questo è... Ah, con questo qua, ok. E ogni joypad fa quello che vuole. Abbiamo imparato a fare il pesce alla griglia. E adesso, Remy? Che tecnicamente ce lo possiamo anche mangiare. Non so quanto sono con l'energia, A vedere se riesco a vedere a specchio. Sì, leva però perché... Il cellulare già è piccolo. Ah, ce l'ho, che scema, mi viene di fianco quando apro il menu. No, beh, ce ne abbiamo ancora un po'. Però lo spazio in inventario calerà. E ovviamente Ciao. Si paga con le monete stella. E non ho lavorato molto ultimamente. Cioè, non è che riconosco i sapori. Mi ha detto prendi un pesce e cucina. Non è che ci ho messo tanto dentro. Sto combinando, no, veramente non hai neanche combinato, hai buttato un pesce in padella. Stavolta con la frutta. Grazie. Allora. Ecco, trova un frutto e preparaci un piatto. Mele, lampocia. No, questo è un pomodoro, è rosso ma è un pomodoro. La banana. La banana. Cioè, tutte banane sono, cioè. Vabbè. Ma se ne prendo più di uno? No, dai, prendiamone uno. Di solito faccio 5 banane o 5 mirtilli per il mio classico giro di recupero energia. Abbiamo fatto la macedonia, già la sapevo fare. L'unica cosa che mangia sto personaggio. La macedonia. Dimmi, Remy. Ehi, sei tu! Beh, sì, l'ho buttata senza neanche sbucciarla, tra l'altro, che praticamente rischiamo la morte. Sai decisamente come cavartela in cucina e i tuoi piatti ne sono la prova. Sì, beh, se vedi quello che cucino, no, però cucino bene, però non ne ho voglia. Sta diventando impaziente. Vabbè, un attimo, aspetta. Sì, in effetti il ristorante è sempre così, Cioè, veramente è... Sei lì che mangi pane e grissini, arrivi che non hai più fame. Sono qui per aiutarti, forza. Apprezzi molto perché ho bisogno che tu prepari una cena di tre portate. Ecco qua, fantastico. Io non mi ricordo cosa ci vuole nella ratatouille, ma qui non ci mettono il peperone, che è praticamente la mia ratatouille. Odio i peperoni. Dai perfino crearlo tu, ok. Scegli un antipasto di insalata abbondante e rusticini ai peperoni. Mi dai la ricetta? Insalata abbondante, perché i peperoni non mi piacciono. O ti serviranno lattuga e due ortaggi. Le ricette, giusto per dire, si trovano appunto. Allora, qua. Cucina. No, ma che cavolo lo guardo? Nelle collezioni sono pietanze. Ecco. Tra l'altro me ne mancano un po'. Alcune le sto seguendo da un sito su cui tornerò. Ah, ci ha già insegnato che rusticine e peperoni ci vuole questa. Non vogliamo fare insalata abbondante. No, il pesce, l'insalata, l'antipasto. Quindi, dove stai, Anna? No, i cracker. Va bene. Cosa ci ha detto che ci serviva? Già non me lo ricordo più. Fantastico. No, verdure. Mi servirà... No, non me l'ha dato, quindi...
Cos'è che ci serviva? Sentirò, adesso io prendo tutto quello che c'è. Era il pomodoro? No, era la lattuga. Ok, era la lattuga. Vedi, voi mi dimentico le cose. La lattuga e altri due ortaggi. Cioè, noi prendiamo la lattuga. No, due lattughe. Una, il pomodoro. La zucchina. No, dai, la melanzana. Vediamo cosa ne esce. Vediamo cosa ne esce. Questa cosa scelta ad cavolum. E cuciniamo. Qua non ci serve il carbone, spero. Non me lo chiede. E abbiamo fatto il primo piatto. Che brave. Ma che brave. Come siamo brave. Toh, ciapa. Felice? Ciao! Ok. Sì, ma non mescolate troppo, se no rischiate di finire lì al centro antiveleni. No, beh, no. Oh, ok, dai, il cibo fa riaffrescare i ricordi, questo è vero. Sì, come le ricette di famiglia. Sì. Quando troverò qualcuno che fa riso e latte come mia nonna, sono curioso di saperlo, però forse io il latte non andiamo molto d'accordo, quindi sopravvivrò. Ecco qua, intanto apriamo qualcosa da bere, giusto perché dicevo l'intestino, il colon irritabile stressato. E io gli butto un energy drink. La pizza margherita oppure la casseruola? No, facciamo la pizza, raga. Pizza margherita, che non mi ricordo. Pizza è qui da qualche parte, ok. Uso le spezie. Il sapore, ok, allora. Spero di vederti Quindi presto. devo trovare la pizza, bene. Allora, no, devo cucinarla. Trova le ricette. No, c'è cioè il ricettario, è facile, sberluccicano, poi fa. Prendi. Allora devo leggere e me lo auguro. Non me lo fa leggere bene. Allora, dal ricettario. Dov'è andata quella bestia? Migliora la pizza di base. Ok, allora innanzitutto non mi ricordo cosa c'ho. Allora, il grano di sicuro. Vediamo un po' ingredienti. Oh, no, che tanze. Sicuramente ci vorrà il grano, così a naso. Bello, grazie, grazie. Dov'è la pizza? Ok, allora ce lo inventiamo, adesso qui verranno 2000 cose. Allora, basilico, io direi basilico come spezia. Allora, sicuramente ci vuole il grano. No, lei ha già preso basilico. Il grano, ok. Poi sicuramente nella pizza ci andrà il pomodoro, così a naso, eh. Ok, secondo me è una ricetta da 5, però vabbè. E poi beh, noi ci mettiamo la mozzarella che per gli americani equivale al formaggio. Ah, vediamo se ho preso tutto. Ho preso il pomodoro e non la mela stavolta, sono rossi tutte e due. Allora, vediamo un po'. Buttiamo dentro. Speriamo di aver fatto qualcosa di non orribile. Secondo me manca un ingrediente. Vediamo cosa ne esce. Pizza margherita abbiamo fatto. Che bravi! Abbiamo sbloccato la ricetta. Va bene. Era quella che volevi? Sì. No, ciapa. Bonjour. Buongiorno. Ancora. Tra un po' me lo dici anche di notte. Non mi dici mai bon nuit? No. Un dolce molto importante. Ok, vediamo un po' che dolce dobbiamo fare. Ci farà pezzi. Ho cucinato io di sicuro. Torta di manale o crostata di mele? Facciamo la crostata di mele. Allora, crostata di mele. Beh, grazie. Ti serviranno tre ingredienti. Ricorda, la chiave per un po' una torta è il burro. Allora. Non è che ci Lavoriamo aiuta bene in molto, di squadra. sicuro ci fa prendere il burro. Adesso non mi ricordo più le ricette, cioè un po' che non cucino, il burro. Abbiamo detto che voglio fare la crostata, quindi sicuramente ci vorrà del grano. Poi direi che così a naso, se è di mele, ci vorrà la mela. E poi
Ah, io ci butterei dentro anche delle uova così a naso, neanche da neve. C'è anche il latte, mi ricorda qualcosa. Beh. Allora, buttiamo tutto sto calderone. No, qui è comodo perché potete prendere quegli ingredienti, mixarli e vedere che ne esce. E imparate a cavolo delle nuove ricette. Se no c'è un sito, magari se non trovo, c'è proprio un cellulare. Basta, vediamo cosa esce. Una porcata, dimmi di no. Beh, cialda la marmellata, sì. Cosa faccio? Accendo la PlayStation e vado a vedere. Allora. Ripetiamo. Grano, il burro, ci vorrà un dolcificante. Grano, burro, senti, aspetta che vediamo un po' la ricetta della crostata. Ce l'ho in sto sito sul cellulare perché se lo canta la PlayStation. Dietro, minchia. Ma quanta roba ho aperta su sto cellulare? Allora, dov'è? Era molto indietro, eccola qua. Il sito è animalcrossinglife.com. Ok, no, non darmi lo spam, per favore. Te ci mette pure tu. Oh, siamo già sui dolci. Cos'è che ci ha chiesto la crostata? Ok. Crostata di frutti rossi, crostata di mele. Una mela, un grano, un burro. Cioè, per la serie, proprio così, pochissimo. Una mela, un grano, un burro. Quindi, ok. Allora, cosa ho preso? Un grano, un brullo, sì. Ah, ci manca solo la mela. Il fatto che non abbiano una minima logica, ci vogliono le uova, anche cioè, come cazzo cucinano in America? Allora, quindi dovrebbe uscire la crostata di mele stavolta, si spera. Quindi è Animal Crossing Life, animalcrossinglife.com, cioè vita ad Animal Crossing, sì, perché alla fine è un po' un Animal Crossing molto migliorato. Però è comunque un Animal Crossing, come Animal Crossing, però molto più bello, se vuol dire, puoi anche modificare la visuale, fai ciao, cose, simpatico. Ok, qualcuno vuole un'insalata del ranch, ti pare che me lo ricordo come si fa? Lattuga, pomodori, mais, peperoni e cipolle. Ok, lattuga, pomodori, mais, peperoni e cipolle, non me la ricorderò mai. Lattuga, peperone, mais e cipolle. Allora, lattuga, peperone, mais e cipolle. No, c'è anche il mais qua. Lattuga, peperone, mais, cipolle. Lattuga, peperone, mais. Spero di essermi ricordo non aver dimenticato niente. Cioè, veramente. Sono andata a letto tardi per scrivere e poi dopo per leggere, perché devo leggere per scrivere. E quindi lattuga, peperone, mais, cipolle. Spero di sì, però. A furia di ripeterlo. Secondo me manca qualcosa. Quando non si devono. Infatti. Ma dai, che non me lo ricordo. Ma che palle. No, qua. Ho dimenticato qualcosa? No, non me lo ricordo. No, non è utile che vai in rifornimento. Non mandare in rifornimento. Insalata verde. Certo, quando ce le dici le puoi anche sbloccare, maledetto schifoso di un topo. Allora, facevo prima la lasciare accesa la PlayStation. Insalata abbondante, insalata ranch. Infatti sono 5. Allora, io adesso torno su quel sito. Sono ai dolci perché sono arrivata ai dolci, io li sto dal sito prendendo le ricette e poi cucinandosi tutto. Allora, le insalate potrebbero mettere la macchi, insalata gustosa, insalata di pesce, insalata di mare, insalata ranch, una lattuga, un peperone, un mais, un pomodoro e una cipolla. Che incubo. Allora, cosa abbiamo detto? Che ci mancava solo, ok, ci mancava solo cos'è che allora questo, allora mais, sì, pomodoro, pomodoro, cipolla, cioè sì, tanti chiudere cellula, non ti andai in stand by pure tu, se no alla fine pomodoro, peperone, ok, allora la lattuga, il mais e il pomodoro, quindi basta,
Ok, la lattuga e il pomodoro. Molla, ecco qua. Adesso io resto sul sito che è sempre animalcrossinglife.com. Ti ho proprio dato delle ricette, anche se alcune secondo me non funzionano, perché mi dà altra roba. Però la maggior parte funzionano. Tra l'altro vedo che l'hanno appena rifatto, perché non era questo lo stile dei primi piatti che ho cucinato, quindi lo sostengono aggiornato molto come sito. Ok Remy, ti ho fatto quel che volevi, cosa devo fare? Prepara l'insalata e mettila. Ok, dobbiamo ancora metterla sul portavivante, che immagino sia questo. Vai, qui ci esce. Tac, fatto. Adesso vai, torniamo da Remy. Ciao. Ok, la ratatouille. Oh, allora, salito pastro, che intanto me la cerco sul cellulare, perché quella già la sapevo fare, però convinta che c'era dentro. In teoria c'è il peperone nella ratatouille, mi hanno detto, quella vera, e quindi cercavo di farla col peperone, non ne uscivo viva. Poi ho scoperto che il peperone non ci va, questa è l'unica cosa che so, non è tra i dolci di sicuro. Tata sushi, stufato, un casino di roba in sto sito. Animal Crossing Life vita.com. Allora, intanto andiamo avanti. Magari ce ne sono degli altri. Ho trovato questo, mi trovo molto comoda. Che ve le mette proprio come lista. Che cavolo sta la ratatouille? Paella, no, la paella più avanti, non c'abbiamo pesce. Qui sono le cose. Sì, lo so che è noioso, ma devo riuscire a trovarla. Oddio, fuori fa scroll. Quando smetti di far scroll, vedi le cose che si muovono. Allora, dov'è la ratatouille? Casseruola. Dai, c'era. Cioè, non pasti principali. Cos'è l'antipasto? Allora, la ratatouille. Oh, santa polenta. Dai, facciamo così. Apri il cellulare, se no mi viene il mal di mare. Allora, pensimonio, frutti di mare, piatto di frutti di mare, quello grosso. Ci do da mangiare i corvi nell'ultimo bioma. No, infatti qui non può esserci, allora nei primi piatti, perché non riesco a vederla. Corea, rusticini, no, qui siamo ancora... Adesso non mi avete messo, non ho voglia di googlarlo, cioè ci manca pure che mi metta a googlare ratatouille. Cioè, poi non, né la ricetta vera né quella della nel film, cioè c'è quella della Dream Life Valley. Io parlo, allora insalata, macchi, marmellata fenomenale. La PlayStation, non sono arrivata a prendere il frutto della Dream Life, sto aspettando che arrivi, cioè che nasca sta cacchio di pianta. Due giorni, oggi ho dato un passo della leonessa, mamma mia, sta... Pesce? No, davvero devo googlarla? Cioè, siamo arrivati a questo punto? Allora, ragazzi, mi sa che vado a googlarla così. Ratatouille, eccolo qua. Ratatouille esige. Tanto andiamo avanti con... Puoi aiutarmi a preparare una ratatouille perfetta. Ok, ce la puoi fare. Sì, l'abbiamo cercata su internet. Vai, allora. Spero di vederti per una questo. Perfetta ratatouille in questo gioco servono... un pomodoro. Ciapa, c'è l'orario che si spegne, melanzana, bella, presa, cipolla, zucchina e qualsiasi spezia. Allora, abbiamo la zucchina, poi abbiamo detto che ci serve la cipolla e una qualsiasi spezia. Mettiamo l'origano. Va bene, se non ho letto male dovremmo aver fatto la ratatouille. No, perché io riesco a incasinare e leggerle, cioè una cosa di una ricetta ma di un'altra. Posso fare. Sì, qui è divertente mischiare le cose, dopo avrete la possibilità di prenderlo dal ricettario e fare riempimento automatico. Cioè, hai finito tra ratatouille, pesci, dolci? L'ho fatta. Ah, devo servire la ratatouille pure, nient'altro? Ecco. Chiacra.
Spero gli sia piaciuta, perché sennò mi infervorisco. Ehi, sei tu? Sì, sono io. Dovete piantare di darmi del maschio. È una femmina sto personaggio. Quindi mucatela lì. No, mucatela lì. Allora, 5 stelle. Grazie al cavolo. Sono un grande show di talento. Grazie a internet. Ecco, di loro da un personaggio per te. Sarebbe una fantastica nuova sfida. No, dai, potremmo cucinare ancora insieme. No, facciamolo. Diciamo che è una sfida, gli piacciono. Infatti, gli piacciono le sfide culinarie. Sì. Sai cosa ti dico? Accetto, verrò nel tuo villaggio e ti aiuterò con il tuo ristorante. No, in realtà il tuo, che è il sito Sheremi. Cioè, ah, eccolo lì, l'alloggio. Sei piccolino. Puoi dormire anche in uno stivale, eh. Lavoriamo bene in squadra. E niente, ci dici... Ok, premi per accedere a... Vabbè, no, intanto ci serve la casa per Remy, quindi dobbiamo tornare nella Dreamlight. Tranquilli, una volta che avete aperto una porta, non si chiude, non vi si chiude, potete, come ho detto, tornare e potete farvi appunto il vostro training da chef per cavoli vostri, senza Remy che vi dirà sì, con maniaco sessuale. Puoi trovare nel tuo merito di arredamenti la casa. Entra nel mio caso e scegli quella che vuoi posizionare. Non è che ce ne sono tante, eh? Ok. E poi Paperone. Il cammino delle stelle. Oh, era ora. Ok, praticamente dobbiamo fare descrizione. L'abbiamo vista. Allora, estirpa lo brio, rompi le rocce. Questo non so fino a quanto dura. E vi danno i premi, che sono questi qua. Ce ne sono tre normali e tre premi, e gli altri premi, cioè chi se ne frega. E noi ho già un compito, perché a me mi ha lasciato una lucetta accesa. Non voglio fare la grade. Oh, guarda, abbiamo già un lecca lecca. Bene, rompi pure. Oh, sono diventati cumulativi, probabilmente perché non si era attivato prima. Allora, intanto mi prendo 100 di questi, che sono i punti del negozio, e poi punterò questo arco qua. Ok, questo qua è una cosa extra, ok? Ok, andiamo. Allora, dobbiamo mettere la casetta di Remy. Voi direte, oh, ma sarà una piccola casa tenera, carina, dolce, una cosa piccolina, una... Da topolino, piccolino, piccolo, col cavolo. Lo vedete. Allora, intanto, prima di mettere la casa, devo spostare la roba perché se non ci sta. Allora. Te, spostati ovunque, ma non qua. Ecco, vai vicino all'albero di mele, così. Quando raccolgo le mele, non di solito la metto nel qua sotto, io questi qua. Allora, nella play l'ho messi qua sotto, nella zona, ecco qua, c'è un cespuglio in mezzo alle bambole. Allora, tanto di lì non riesco a girare comunque, quindi tanto vale che lo metto lì il cespuglio. No, ma è messo malissimo. Sì, lo so, poi ecco qui potete personalizzare tutto, potete spostare le case degli attuali residenti, potete fare quel che vi pare. Allora... vediamo un po' la casetta di Remy. Piccolina, piccolina, eccola qua, una reggia praticamente. Allora, io sì, direi che di qui può andare. Basta posizionarlo. Allora, adesso questa roba qui c'entra come i cavoli a merenda, messa così. Di solito ne mettiamo una così, dai. Poi ovviamente si può spostare, questi li potrete creare voi, tranquilli. Quando vi arriva la ricetta, cioè quando trovate il modo. Per ora mettiamo lì, cioè non stiamo a impazzire. E voi ovviamente per farla costruire bisogna pagare, Paterone. Quanto mi chiedi? C'ho 2000, cioè siamo messi male. 2000, ecco. Mi rimangono 302, dovrò picconare con una disperata. E siamo pronti a dare il benvenuto a Remy. Ma vorrei dire, è un topo, ragazzi. Cioè, c'ha un maniero.
beh, il selfie diritto, ragazzi. Eccolo qua, dai, tesoro. Ecco qua. Lo dovete fare con tutti. Hai fatto una foto, tra l'altro una cosa buona e giusta. Ecco. Ah, amicizie. Ecco, sì, intanto io sono salita un po' con le amicizie dei personaggi, giusto per dire adesso. Che cavolo sto facendo, lo so solo io. Ecco, non con lui, sono salita con Topolino, mi ricordo. Perché dovevo picconare e... ho detto, ah, perché non facciamo salire l'amicizia? E infatti, se vedete il fantasma di Minnie qui intorno, vuol dire che... perché sono io che sono andata avanti e quindi dovrebbe aver già sbloccato il fantasmino di Minnie. Cioè, non è un fantasma, è lei che cammina tra la Dreamlight e il qui e là. Parla. Ti piace, eh? Allora, adesso io non mi ricordo a chi è che ho più fatto cosa. Dobbiamo aprire il ristorante pure. Cioè, so che lì va a cosa. Aspetta, fatemi vedere. Si dovrebbe vedere da qua come avete deciso di... Allora, personaggi. Ah, lui fa l'estrazione. Wally non c'è ancora. Ratatouille non ha niente perché deve arrivare a livello 2 per assegnargli i compiti. Allora, Paperone cosa fa? La coltivazione. Pippo dovrebbe farmi la pesca. No, ancora zero, quindi comunque lui gli appioppo la pesca. Lui la ricerca di cibo. Pesca, ricerca di cibo. Direi che Paperone gli ho... sì, di coltivazione abbiamo detto, quindi va bene. Ratatouille, ma sì, è uguale. Dai. Allora, cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Apriamo il ristorante. Che odio quando fa così che non riesce a parlargli. Ehi, sei tu! Non è che... quello che c'è, tesoro... non sei a Parigi, no. Sì, c'è il potenziale, ok, dai, forza. Andiamo. Certo che posso aiutarti. Adoro il cibo, ma io mangio, tu cucini. Ecco, c'è qualcuno che misura la sua altezza in metri invece in centimetri. Sì, ma non è che sono alto, sono 1,60, quindi non è che in metri. Io devo andare un po' a centimetri. Per esempio, posso arrampicarmi, entrare in un buco nel muro, e beh, fantastico. Se dovessi mai organizzare un colpo, mi dai una mano tu, eh. Apri le porte e io rubo. Che cosa criminale. Madonna com'è sfocata. Vede veramente male, cioè, PlayStation 5 forever. Entra nel ristorante e vediamo un po' cos'è sto dramma, che dramma ci troviamo davanti. Penso che anche il ristorante può avere una upgrade. Allora, innanzitutto abbiamo un foglio qui, che è un ricordo. Ho appena gustato un ottimo pasto da Remy. Da puntini puntini. Non da Remy attaccare. Cioè senza puntini, poi puntini. Ah, da poi. Da Asher Remy, immagino. Remy si è davvero superato, quindi non da Remy, ma da puntini puntini sta un ristorante che non ha un nome. E si è davvero superato con il menù. Dice di voler ampliare i... cosa? Piatti in base alle diverse parti della valle. Ah, quindi sono puntini di sospensione messi ad cavolo. Va bene. Scusa Remy, vado a vedere se c'è in giro altra roba che qui... il ristorante sarà sempre così, si aggiungeranno solo dei tavoli, quindi non si ingrandisce all'interno, si aggiungono tavoli a sede mamma, dobbiamo comprarli. Che belli guanti bianco-grigio. Bellissima anche l'inquadratura oltre il muro. Allora qui andranno, ci sono tre, uno, due, tre qua, li mettono, poi due tavoli senza sedie qua, che ci vanno gli animali e bestie anche. Dobbiamo iniziare dalle baggi, immagino. Anch'io. Li vende. Sì, anch'io. Non so quanto. Perché altro che ce li regali, beh, non c'ho un centesimo. Ecco, raga, non c'ho un centesimo.
Ma poi dopo sposterò questo che nella mia nella PlayStation un giorno faremo un giro appena imparo a streamare. L'ho spostata indietro perché qua mi sta sulle balle e ci ho messo una bellissima fontana che sta decisamente meglio. Scusate, ma la mia la mattina è una voce del Kaiser. Ah, pure hai già resettato, simpatia. Quindi sono entrata prima delle 10. No, che lo voglio sto qua. Ah, dai, cattivone, ho appena fatto. Dove sei? Perone? Che non sei del reglamento? Dove è andato il disperato? Ah, ecco Un minuto del tuo tempo? qua. Salve. No, dopo l'infestazione. Credo sia questa. Beh, è ovvio, abbassa i prezzi, maledetto, perché non c'ho un centesimo. Può essere un cliente difficile, riesce a indovinare cosa ha ordinato? Qualcosa di blu. Vestito di blu già non è che fa difficile. Dove vuole mettere questo mobile nel suo studio? La sala giochi non ce l'ha. Deve fare acquisti oppure qualcuno fare qualcosa di più bello con il suo. Vabbè. Oh, grazie. Oh. Tanto adesso vieni a parlarmi. Ho appena installato un sistema di consegne così potrai ordinare. Oh, ok. Grazie, gentilmente. Quindi allora compra il set di Auguri, Cina. arredamento. Quindi semplicemente no. Cerca di stanze nascoste, grotte, tesoro. Quando per mille inquilini aver visto un fantasma. Ci sta facendo andare avanti con la sua missione. Castello dei Paperoni, ovvero spiriti fantasmi fino al soffitto. Bene, questo aspetto però è diverso. Appariva e scompariva di continuo, quindi era Minnie, sicuramente. Aspetta, no. Oddio, aspetta, questa qua è quella di. Della Cina, di quella di Ralph Spaccatutto. Non mi ricordo come si chiama. Vanellope, qualcosa del genere. Ok, questa è un'altra missione, la Allora, faremo in un altro toodaloo. secolo. Allora, vorrei ordinare degli oggetti, ci serve arredamento, ci serve il set da cucina. Per fortuna ci danno le richieste, no, minchia, proprio. Grazie, cioè ce l'hai appena dato, speravo che ci restasse qualcosa, non ci resta niente. Siamo dei poveri disperati. Allora, Grazie, andiamo gentilmente. da Remy che ci ha dissanguato tra casa e ristorante, noi andiamo, tranquilli, beati, mica tanto. Sto andando a casa, non mi chiedete perché. Allora, Remy, io spero che tu sia ancora al ristorante. Oh, che bella quando la mappa è piccola. Ok, no, allora sì, lancia subito lascia subito la missione di Ralph Spaccatutto. Dove sei, bestiaccia? Quindi, volendo, sì, solo che no, io aspetto perché la sua casa la metto sempre, qui non si può avere la mappa. Nell'ultimo bioma perché lei mi sta sulle scatole. Poi una casa fatta di dolci va benissimo in una foresta oscura, cioè siamo onesti, eh. Ehi, sei tu! Passiamo al pure. Aggiungiamo cosa? Ok, allora cosa vuoi che devo fare? Dammi sta lista, dai. Dammi sta lista e dimmi cosa devo prendere. Tu puoi. Ok, cosa vuoi? La lista, grazie. Lavoriamo bene in squadra. Origano, carota, lamponi, grano. Ok, potrebbe non essere così difficile. Allora, innanzitutto, carote e. No, devi andare nel castello, non ci provare. Allora. Questa casa qui si sì, dovrei fare l'upgrade, ma non ho i soldi. Allora, le carote, prendile, che ce ne abbiamo, e anche il grano ne abbiamo un po', così perché io tengo aperto l'orto. Allora, quanti ne vuoi? Troppi per i miei gusti. 25, tutti droghi. Non ce li ho i soldi per prenderteli tutti. Allora, aspetta qua. Beh, gli abbiamo dato una cosa. Adesso Paperone ci viene a dare una mano. Perché allora Buona fate giornata. così, facciamo qualcosa insieme. Lui è quello delle coltivazioni. Quindi allora,
praticamente è un piccolo bonus che vi dà. Cioè lui, tenendo premuto raccogli, deve dare un piccolo bonus, cioè deve dare un piccolo coso in più, ti dà una massa, grazie. Ti voglio bene, Paperone, ti ucciderei. In teoria dovrebbe darti tipo... No, questo. Ah, ne ho due, cacchio. Andiamo tanto in là. No, voglio la Dreamlight. E un po' coi tasti, tutte le volte che cambio joypad è un dramma. Ne ho due, se è simpatia. Quindi li bagniamo. Di solito io pianto quando piove, quindi si è simpatico. Si bagnano da soli. Allora, le carote le prendiamo tutte, dai. Guarda, questa... Che non poteva farlo quell'altro, no? Fa questo. No, la piantiamo dopo. Come vedete, ecco, mi ha dato una carota in più. Pian piano che si sale con il livello d'amicizia, ti darà altre cose extra. In più una, di solito tre, perché almeno io con le pietre, i diamanti, quel che lei, insomma, ne ho date tre. E piantiamo le carote, vai, così ne abbiamo un coltivo di carote. Infatti non ce ne servono più, però se lasciate le buche aperte si richiudono. E quindi si fa così. Ci si mette roba, tanto dura in eterno. Qua c'è il trucchino per, ecco, bagnarle tutte contemporaneamente. Mettete più o meno così, vedete che si selezionano, bagnate. E voilà. Allora, andiamo a vedere se ci fa prendere altri... Lo faccio sì di 6. Faccio sempre di 6 perché è più comodo. Vediamo se ci va a prendere altre, se abbiamo abbastanza soldi per prenderle. Oh, guarda, c'è un portiere, una casa. Eccola qua, Minnie, quella lì. Non è lei il fantasma di cui si parla. Si sta vicino e svanisce. È lei che cammina, che è tra la Dreamlight Valley e il qui e là. Sarà abbastanza la stanza. Tra le più lunghe come quest line. Soldi, grazie. Voglio bene. Allora, beh, grande, sì, no, siamo messi malissimo, ecco qua, praticamente, ecco, sì, poi non so fare neanche da cazzo, ma forse li ho, forse, e là cosa ci metto altre carote per non farla chiudere, forse ce li ho, non so quanti, ma ce li ho. Tre. O sempre meglio che un pugno in faccia, ragazzi. 3 e va, ce ne mancano soltanto 10. Dubito che riusciremo a fare adesso. Pippo non li vende, probabilmente li farà random. Allora, il grano è quello che cresce più in fretta. Allora, io per non lasciare aperte metto giù le carote. Ci torneremo su perché ne abbiamo 19 su 25, quindi aspetta e spera che poi si avvera. Quindi adesso bagniamo e stoppiamo. Salito di livello! E ci dà un adesivo o qualcosa del genere. Ok, e tu hai finito. Facciamo qualcosa più tardi per lasciarli andare, diciamo. Adesso Topolino... No, non me lo chiedere. Sì, altopiano soleggiato di là, va bene. Ah, ci toccherà. Prendi anche la. Dai, non ne hai presi abbastanza. Ciao, amico. Mi manca. So che la riporteremo qui un giorno. Un nuovo giorno, forse oggi. Capisco, ci tenevo. Qui intanto stiamo lanciando miriade di missioni. Ma non... Vabbè. Minnie, la vediamo. O forse. Ok, le piacerebbe molto. Tu pensaci, mi occuperò del resto. Ok, no, sì, intanto però ho bisogno di te. Perché siamo messi male. Lui fa anche lui raccolti, però fa i raccolti quelli che crescono in modo spontaneo, come per esempio quello che ci servì. Ho livellato. Oh, ci ha dato anche qualcosa a parte dei vestiti carini. Allora, anche lui teoricamente dovrebbe darci delle colture extra, ma se ne frega. Allora, per raccogliere questi qui non serve avere... Eccolo qua, c'è dato qualcosa. Cioè non usa energia. Allora poi ci servivano i miei figli. No, questa roba qua, insomma. Tac, andiamo.
Quanto origano vuole quello lì? 5 di 10, 6 di 10. Lui si avvicina, ce ne lancia uno. Ok, allora. Cos'è sta roba? Perché lì? Raccoglila. Ah sì, ogni tanto appaiono delle cose. Vabbè, quelli la toglieremo. Come duro sto joypad? Cioè, c'ha una vita. 8 di 10. Tu non stai facendo niente, è piccolino, quindi immagino che vado avanti. 9 di 10. Tu mi fai 10 di 10 con questo, va bene. Ok. Poi abbiamo detto che vuole i lamponi. Che sono questi, mi auguro. Adesso non li ho raggruppati bene. Adesso poi li raggruppo. Dovrebbero essercene abbastanza per finire la missione. Però comunque non abbiamo il grano. O quel che l'è. Sì, il grano. Perché ovviamente Pippo non lo vende sto giro. Vende solo quella roba lì. Quindi. Eccola qui. Anche questa è simpatica da fare. Li rincorrono come una pazza. Semplicemente li devi raccogliere tutti e basta. Ok, abbiamo finito. Visto che tanto abbiamo esagerato. Un po' magari mi sale di livello, tanto no, visto che ci siamo raccatta un po' di roba così. Oddio, il pomello, anche questa è una missione. Pomello d'oro vi sbloccherà incanto. Sali di livello, dai topolino. Intanto mi vedi lancia le cose tipo i cani. Come l'odore dopo lo facciamo. Adesso una cosa alla volta, perché sennò già mi perdo qua. Figurati fare il resto. Ma raccatta anche di fiori. Vai, vendiamo tutto poi. Via via. Cioè livellare no, eh. Vabbè, è livello più alto. Quanto ci vuole? Non ce li ho i soldi per farti un upgrade. Quindi dovrò fermarmi qui. E allora quelli che non servono li vendiamo, cioè questo e questo sicuramente. Ah, qui c'è un, cos'è sta, ma perché, cos'è sto casino? 261, vabbè, ricchissimi. Ecco, anche la cosa peggiore è che la lista la possiamo leggere. Dove sono qua? No, non la possiamo leggere. Mettiamo il pomello qui. No, qua, ecco la lista. Allora poi congediamo Topolino. Facciamo qualcosa più tardi. Ok, allora. Grano non ne abbiamo, ci penserò poi io a finire la raccolta. E poi poi andremo avanti un po' più in là. Vediamo quanto costa salire con la mia casa. Ciao. 2000, all'inizio è tutto 2000. Grazie gentilmente. Quindi ce ne torniamo mestamente a casa. Molla giù il coso delle carote e non ce ne fai niente. Lascialo. Già che non abbiamo un inventario gigante, voi ci mettete roba, sempre più roba. No, che mando a mangiarla! Ma che idiota. No, vabbè, ne ho abbastanza. Oddio, volevo spostare sta roba, ho mangiato la carota. Sì, mi sono fatta le mie macedonie. Per espandere quanto vuoi? Eh beh, 5000, pochissimo. Hai mollato il coso delle carote? Sì, dove è andato? Ah, ci sei sopra, bene. E ok, allora, cioè direi che ci fermiamo qua. Poi io cercherò di raccattare quello che manca. Andremo avanti con Remi e tutto il resto. Alla prossima. Adesso sicuramente sarò pronta, riscattabile il mio coso di Cyberpunk, quindi vado a riscattare e intanto diciamo che ci si vede alla prossima, quando non lo so perché sono un po' incasinata in questo periodo, quindi ci si vede quando ci si vede. Ok, buona giornata a tutti!